Realizzare 13 triple in una partita e scrivere il record italiano con 46 punti è possibile? Sì, ce lo dimostra Luca Cesana. Ciao Luca. Ciao, ciao a tutti. Luca Cesana è appunto la guardia dell'Astigeco Piacenza, squadra di Serie A2 che attualmente, quando registriamo il video, sta lottando per entrare nei playoff e lì all'ottavo posto a pari merito col nono. E appunto il 6 marzo 2022 ha realizzato il record italiano pareggiato. Di un record del 1989 di aver segnato appunto 13 canestri dalla lunga distanza da 3 punti in una sola partita. Luca, parlaci un po' di te, chi sei, dove hai fatto il percorso giovanile, quali sono le tue passioni, la tua famiglia, dici un po' di te. Tantissime, tantissime domande, tutte in una. Allora, io sono un ragazzo di Albavilla, ho 24 anni, e gioco a basket ormai da quando ne ho 7. E, ho fatto tutto il percorso giovanile ad Albavilla, fino a tutto il mini basket, poi dall'under 13 con Cantù, dove ho incontrato anche un giocatore straordinario che vedete dall'altra parte dello schermo, che abbiamo E quindi condiviso. la seconda domanda che mi viene spontanea è: quanto ha influito allenarsi con Oscar Aceti il tuo Tutta successo poi? la differenza del mental, a livello di mentalità, tutta la differenza. No, Soprattutto. certo. No, vabbè, comunque sono cresciuto nelle giovanili di Cantù, ho esordito in Serie A a 18 anni, poi ho iniziato il percorso, vabbè, ho fatto tutto il percorso con le giovanili della nazionale e poi ho iniziato il tour de force della Serie A2, ormai sono 6 anni che sono in questa lega. E la partita delle 13 triple, diciamo che è stata un qualcosa di inaspettato, perché non me l'aspettavo. Ero particolarmente carico quella settimana lì. Ho fatto un'ottima settimana di allenamenti, e come spesso succede nel nostro sport, quando ti alleni bene, riesci a riproporre un buon gioco anche durante la partita. Ero particolarmente carico, e infatti, prima della partita, dico al nostro preparatore atletico: "Rei, oggi sono particolarmente carico, secondo me ne sparo 7 di bombe." E lui fa: "7, comunque ambiziose, 7 sono tante." Io ho detto: "Però secondo me ce la posso fare." Praticamente dopo il primo quarto ne avevo messe 6 più una che avevo il piede sulla linea da 3, quindi mi era andata da 2. Quindi primo quarto 6 bombe, vado in panchina e mi fa: "Ma scusa, ma ti vuoi fermare solo a 6?" Io ho detto: "No, vabbè, dai, proviamo ad arrivare a 10." Poi a metà tempo ero 8, è arrivato il general manager e mi ha detto che c'era il record di 13, e ho detto: "Vabbè." Che tra l'altro lui ha fatto 13 su 30, su 20, comunque la linea da 3 era più vicina, quindi mi è un Ah, po' ok, più vicino, più difficile. diciamo. Mettiamo, Diamo sottolineiamo quello, un diamo a Cesana quello che dice Cesana. Bravo. E quindi mi ha detto questa cosa, che a 13 c'era il record, e quindi ho detto anche ai compagni: "Ragazzi, io adesso gioco per il record, se mi vedete libero datemela." E infatti tutti erano super disponibili, erano tutti molto contenti per me. Questa è una cosa che ho apprezzato tanto, soprattutto dall'americano, da DeVoe, che infatti nel terzo quarto, quando sono stato sostituito, ha detto: "No, lascialo dentro, deve fare il record." Vabbè, lui è il classico americano che segue i Esatto. record. Tipo alla Doncic, il primo più giovane di sempre ad aver fatto 1, quindi lui è un classico americano che vuole seguire i record. Super mentalizzato, però ho capito che l'ha fatto per un compagno, io l'ho apprezzato molto, sai, noi Certo. italiani, come hai detto tu, non abbiamo questa mentalità. E quindi niente, alla fine poi, meno male, allo scadere sono riuscito a raggiungere questo record. L'hai detto tu, no? Che comunque, andando a focalizzarsi proprio sul 6 marzo 2022, quella partita contro i Rinnovi, già ti sentivi qualcosa prima della partita? Sentivi che sarebbe stata una serata speciale? In generale, invece, parlando appunto anche in tutte le altre partite, come ti prepari ad una partita? Hai qualche rito, qualcosa di particolare? A particolare no, però tendo a fare più o meno le cose negli stessi orari, con gli stessi ritmi. Io credo che l'uomo comunque nelle abitudini trova delle certezze, trova delle sicurezze, e comunque arrivare alla partita con meno ansia è sicuramente un qualcosa che ti può aiutare. Sicuramente non sono scaramantico,
però cerco di ridurre quest'ansia arrivando, facendo sempre le stesse cose, che ne so, a pranzo guardo sempre i video individuali degli avversari, mi riguardo il video dei loro schemi, arrivo sempre in spogliatoio un'ora e mezza prima, faccio sempre il mio rituale di stretching sempre uguale, faccio sempre gli stessi tiri prima di tutte le partite, che magari non cambia, non cambia niente se lo facessi o meno, però mi dà più sicurezza, ecco. Certo, e durante la partita hai detto appunto anche che il GM ti ha detto 6-8, Luca, guarda che tra poco sei lì per il record, ti ha messo più pressione quella cosa, ti ha dato ancora la spinta in più per dire cavolo, adesso voglio mettere le altre 5 triple rimanenti? Io penso che all'inizio mi abbia dato carica, perché infatti nel terzo quarto ho messo subito 3 bombe e sono arrivato subito a 11. Poi da lì ogni tiro dicevo cavolo, sono sempre più vicino e ho detto manca poco e ne ho sbagliate un po', magari alcune le ho anche passate perché ovviamente anche loro sono venuti a sapere che c'era questa cosa del rigore, quindi non volevano entrare dalla parte sbagliata della storia e quindi molto spesso ho preso dei tiri forzati per arrivare al 13, quindi magari quando mi sono avvicinato lì mi ha messo obiettivamente un po' di pressione, però lo ringrazio di avermelo detto perché probabilmente avrei lasciato perdere, avrei detto boh, ho fatto una bella partita, posso andare in panchina, stiamo vincendo i 20, chi se ne frega, come hai detto tu, noi italiani non abbiamo questa mentalità degli americani che entrano per fare il rigore, invece lui mi ha detto sta roba, io ho detto no, aspetta, ora cioè, sono qua, proviamoci. Invece post partita appunto al momento probabilmente anche frastornato dall'emozione, hai fatto le foto con il foglio 13, con tutti i compagni eccetera, come hai detto tu, una buona menzione per il tuo compagno Devo. E i giorni successivi invece post, una volta realizzato davvero quello che hai fatto, quali emozioni hai provato? In realtà cioè, il giorno dopo mi sembrava cioè, di non aver fatto niente, una partita normale, abbiamo vinto 2 punti, bella. E poi piano piano cacchio, mi sono arrivati una valanga di messaggi, complimenti da un sacco di persone che sinceramente non mi aspettavo. Ho provato tanta felicità e gratitudine più per quello che ho fatto, per quello che mi hanno dato le persone. Mi ha fatto veramente piacere sentire così tante persone vicine, essere felici per me. E poi io sono abbastanza umile con i piedi per terra, cioè ho fatto questo record, sì, ma non è che sono un campione, né sono un fenomeno, cioè non ho vinto niente e non ho ancora fatto niente, cioè, ho tantissimo. Soprattutto perché il fenomeno si chiama Cesana, ma non Luca di nome. C'era mio fratello, bravo. Un saluto a Paolo Cesana. Che gioca con Oscar e avranno, non so quando pubblicherai il video, speriamo che avranno già vinto la partita più importante dell'anno. Poche pressioni, vabbè. Poche pressioni. Quest'anno stai viaggiando una media di quasi 15 punti, 3 rimbalzi, 2,4 assist a partita, 76% al tiro libero, 53% da 2 e soprattutto 52% da 3 punti, 50 su 97 al momento che stiamo registrando questo video. Il percorso di maturazione che hai fatto passando ad esempio da Cantù, settore giovanile, la vittoria ad esempio del titolo con l'Under 19, ma poi Treviglio, Roma, Casale Monferrato e infine adesso Piacenza. In che modo questo percorso ti ha fatto maturare e ti ha fatto crescere? Io penso che ognuna delle tappe che tu hai citato mi ha fatto crescere in un modo diverso. Se io penso al settore giovanile, per esempio, cioè il settore giovanile ti dà la possibilità di sbagliare, di fallire, tra virgolette, che poi il fallimento non esiste perché è sempre un'opportunità e non hai, tra virgolette, conseguenze, perché nelle giovanili comunque fai magari una partita sbagliata, quella dopo giochi e ti fai tutto l'anno per tutta la trafila. Nel senior non è proprio così, perché magari fai 2-3 partite sbagliate, può essere che ti tagliano, può essere che ti vendono, può essere che stai in panchina sempre. E quindi questa roba dell'avere la possibilità di sbagliare, secondo me, la cosa che per un giocatore serve di più, per questo tanti dicono vai a giocare, vai in una squadra magari di categoria minore, però vai a giocare e avere la possibilità di sbagliare. Poi a Treviglio sono arrivato da Under, mi è servito molto per approcciarmi al mondo senior, che è completamente diverso dal mondo delle giovanili a livello tattico, a livello fisico, a livello di velocità.
diciamo che i primi 2 anni a Treviglio e poi a Roma sono stati un po' di ambientamento per capire un po' la situazione. Sono migliorato molto sulle letture del gioco, ecco, perché prima mi sentivo un po' spaesato, per così dire, una cosa che si può vedere in tanti giovani anche adesso. Poi a Casale Monferrato, anche lì sono cresciuto molto sotto il punto di vista anche fisico, ho fatto un ottimo lavoro in sala pesi, con coach Ferrari, anche lui mi ha aiutato veramente tanto, mi stava molto dietro, mi correggeva spesso, non me lasciava passare una che magari per quando sei lì non lo apprezzi tanto, però dopo capisci quanto ti è veramente utile. E purtroppo lì non ho avuto la possibilità di far vedere il mio valore sul campo, cosa che invece coach Salieri negli ultimi 2 anni a Piacenza mi ha dato massima fiducia e ancora una volta la possibilità di sbagliare, però a livello senior, quindi anche se facevo degli errori mi lasciavo comunque in campo, mi ha sempre dato fiducia. L'anno scorso ho fatto bene effettivamente, non è arrivato al risultato dei playoff, quest'anno ho fatto meglio e mi auguro che arriverà anche come risultato, come conseguenza il playoff. Bene, grazie Luca. Passiamo alla penultima domanda e andiamo un po' nella seconda colonna, diciamo, portante del mio canale YouTube, che c'è lo sport da un lato e il digital, i social, la comunicazione dall'altro. Quello che ti voglio chiedere, che mi sono posto un po' questa domanda nell'ultimo periodo, è, collegandoci al tuo compagno Devo che dice no, che voleva che tu battessi il record assolutamente delle triple, spesso gli americani, a loro piace stare davanti alle videocamere. Invece noto che nei giocatori italiani, europei, c'è un po' più di difficoltà, quasi di diffidenza a mostrarsi davanti alle videocamere, a mostrare il dietro le quinte, il retroscena, dove vivono, cosa fanno al di là del campo giocato. Secondo te questa è una questione caratteriale dei giocatori o una cosa più di sistema e generale? Sì, io penso sia più una questione culturale, una questione anche di... come vivono loro, come dici tu, a livello di digital, cioè loro, i loro giornali, i loro social sono bombardati da numeri, il basket per loro è statistiche, vogliono arrivare a far vedere quello, la telecamera ti entra, come hai detto tu, in casa quasi, quando sono in spogliatoio sono seguiti da appena arrivano al palazzetto, quindi è proprio, penso, una questione culturale. Se dovesse succedere anche qui, mi auguro che possa succedere anche qui, perché vorrebbe dire che la pallacanestro acquisisce più importanza e più seguito, credo che tutti si abituerebbero senza problemi. Diciamo che forse bisogna fare un passo entrambi, sia il sistema, chiamiamolo così, sia anche gli stessi giocatori, cioè deve essere un po' per entrambi un avvicinarsi, un unirsi incontro per magari creare contenuti più avvincenti, come può essere questo video ad esempio. Sicuramente la tua disponibilità di fare questa chiacchierata può essere per qualcuno interessante, capire quello che hai provato, no, quella serata di 46 punti e 13 triple. Bene, sempre a proposito di digital e social, vi lascio qui sotto il link al profilo Instagram di Luca Ceso Cesana. Andate a seguirlo, che vuole diventare un influencer. Visto che stiamo parlando di digital e social, andate sotto in descrizione, vi lascio il link del profilo Instagram di Luca Ceso Cesana, seguitelo, che vuole diventare un influencer anche lui, come gli americani. Va bene, vi aspetto numerosi. Bene, passiamo allora all'ultima domanda, e è una domanda un po' intrigante. Quali sono le tue ambizioni per il futuro? E in particolare, ti piacerebbe giocare in Serie A? Se sì, onestamente, ne hai possibilità? Se no, per quale motivo? Allora, i miei obiettivi al momento sono finire la stagione qui a Piacenza nel migliore dei modi, fare i playoff e ovviamente provare ad arrivare più lontano nei playoff. Il mio obiettivo è sempre quello di vincere ogni volta che entro in una partita, quindi se le vinciamo tutte da qui alla fine arriviamo in Serie A facile, proprio nella strada migliore possibile. Ovviamente è molto difficile, sono realista, però ci credo comunque, la speranza, come si suol dire, è l'ultima a morire. Poi ovviamente il mio obiettivo è arrivare a giocare un domani in Serie A, che sia l'anno prossimo, tra 2 o 3, questo non lo so, io mi auguro che sia il prima possibile. Il mio sogno nel cassetto comunque rimane quello di
di vestire la maglia azzurra e soprattutto vincere qualcosa con la maglia azzurra, perché io ho iniziato a giocare a basket a 7 anni guardando il raduno di Bormio della nazionale italiana, quell'anno che hanno vinto le Olimpiadi di Atene nel 2004, cioè che hanno vinto, che sono arrivati i secondi, hanno vinto l'argento. Comunque fare la stessa cosa per ispirare un sacco di nuove generazioni di ragazzi ad avvicinarsi al mondo della pallacanestro penso sia una cosa molto importante anche a livello sociale, e questo diciamo è il mio sogno nel cassetto. E secondo te la partita delle 13 triple ti ha dato visibilità in qualche modo, ad esempio i GM delle società di Serie A? Ha influito in qualche modo? Io mi auguro di sì, te lo dirò se troverò un contratto l'anno prossimo in Serie A. Però mi auguro di sì, dai. Però come ti ho detto prima, rimango umile, non ho ancora fatto niente. Certo, e apprezziamo questa tua umiltà. Allora, grazie Luca davvero per la tua disponibilità, per la tua presenza e per le tue parole che hai espresso in questa chiacchierata molto amichevole e informale. Davvero, seguitelo di nuovo, vi invito a seguirlo su Instagram, lascio sotto il link in descrizione, mettete mi piace a questo video, se avete qualche domanda da fare a Luca in particolare, scrivete sotto nei commenti, anche un semplice pollice e un muscoletto per supportarlo nel suo record italiano di sempre, delle 13 triple, 6 marzo 2022, appunto realizzando 13 canestri da oltre l'arco. Non mi resta davvero che salutarvi. Luca, davvero grazie mille per la tua disponibilità. Se vuoi fare un ultimo saluto, dire un ultimo pensiero. Chiudo ringraziando te e facendoti migliore in bocca al lupo. Vi invito a iscrivervi al canale se non siete già iscritti e un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, grazie mille Ceso. Un saluto a tutti voi e al prossimo video. Fa piacere comunque condividere. Che cazzo condivido? Mi sa che questo video c'è più contenuti tipo i bloops e gli errori che contenuto vero. Cioè faccio 20 minuti di errori di backstage e 5 minuti di domande serie. Vabbè, ma meno male, almeno ci divertiamo. Sì. E, cosa stavo dicendo? Questa la tagliamo. Ti faccio una domanda io e ripartiamo da qui. Vai. No, però aspetta, perché volevo dire un qualcosa di interessante. Sogno la nazionale. E dopo quella è la domanda finale, azioni per il futuro, bla bla bla. Ti faccio io una domanda, fammela formulare in testa, poi te la faccio. Comunque, resilienza non penso. Cosa vuol dire resilienza? Resilienza è tipo quando ti abbattono, quando tipo stai male e ti rialzi e combatti più forte. E quindi il termine giusto è? È un po' di difficoltà, puoi dire. Ok. Difficile. Qua farò un casino a tagliare, so già. Va bene.